Pagnalini mi ha chiesto di poter esporre tutto quello che rappresenta la mia visione, il mio programma al quale sto lavorando. Quello che mi attrae di più della natura è quando la materia, organizzandosi, evolvendosi, diventa vita. Perciò mi affascina un albero, la sua forma, ma non solo la sua forma, i suoi fiori, i suoi frutti, tutto questo divenire, questa vita profonda, straordinaria, che si lega poi alla nostra vita, che è parte di noi stessi, ecco, per me quello mi affascina molto. Per me è molto importante comprendere che l'ambiente è il luogo per eccellenza dell'espressione, del linguaggio, e perciò tutto quello che contribuisce a definirlo deve essere fatto con un certo spirito. L'artigianato come categoria è un'invenzione dell'Ottocento. Prima c'era il mestiere, c'erano le arti e i mestieri. Il mestiere è una cosa seria, l'artigianato invece è scivolato in imitazioni, cose arzigogolate ma senza sostanza. È stato il mercato che poi ha approfittato di tutte queste cose, sfruttando la cultura così arretrata della gente. E se volevamo fare un passo avanti, dovevamo lasciarle queste cose. Dovevamo invece trovare l'essenzialità, la bellezza dell'essenzialità, il valore delle strutture, ecco, e una nuova forma di arredo, ma che fosse più vera, non così certo artificiosa. L'artigianato è una brutta storia per me. Se noi guardiamo la cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze, noi comprendiamo com'è costruita solo guardare i costoloni che sostengono le vele, tutto questo, quelli in pietra sono già a vista. È bella per quello, è bello perché quello che vedi corrisponde alla realtà, che poi si lega all'ambiente, alle forze che sono già nello spazio, che sono già creato. Ecco, viene fuori questa cosa che è in rapporto, perché è molto importante, ecco, che le cose siano progettate e realizzate in rapporto allo spazio, alle forze della natura. La bellezza nasce da questo rapporto, nasce dal rapporto fra l'uomo e la vita. La storia dell'automatismo per me è una fantasia, un po' una favola. Dietro qualsiasi automatismi c'è la persona, c'è l'uomo, che mette su dei macchinari, delle attrezzature che danno i risultati come prima non si era neanche mai sognato poter avere. Ecco, proprio per questo però l'automatismo richiede una grande preparazione, ovvero una cultura, sia da parte di chi li porta avanti, sia da parte di chi ne usufruisce. Perché in fondo non è la macchina, mai neanche quella più automatizzata, che stabilisce cosa fare, che poetica mettere dentro, che finalità possono avere. Le finalità, la poetica delle cose, dell'ambiente, la stessa sostanza, la stessa verità delle strutture, è sempre la persona che le stabilisce. E il nostro tempo, che è stato un tempo di grande progresso scientifico, di grande progresso tecnologico, che di per sé non sarebbe un male, è che lo stiamo usando malissimo. Il pericolo del nostro tempo è la mancanza di cultura.
la gente del nostro tempo deve capire che più abbiamo mezzi, più dobbiamo essere preparati per gestirli, per usarli bene. C'è questa mancanza di un sentimento, di un'interiorità. Però per far questo dobbiamo far crescere una cultura della vita, una cultura della casa, una cultura della città, una cultura che ci aiuta a rimetterci in rapporto con l'esistente.